dai luoghi di Pioturismo, siamo qui al Cielo di Strena con Mario e ci facciamo raccontare un po' la sua azienda, l'agriturismo e il ristorante. Sì, il Cielo di Strena nasce da un folle volo, come piace chiamarlo a me e a mia moglie. Noi abbiamo comprato questo poder nel 2012, quando io ho compiuto 40 anni, perché volevamo cambiare vita, ma soprattutto volevamo cambiare il luogo dove trascorrere il nostro pezzo di seconda esistenza. Lontano dalla confusione della città, lontano soprattutto da certi ritmi che non ci appartenevano più. E abbiamo deciso di venire in Valtaro, non tanto perché la conoscevamo bene, quanto perché c'è parso un luogo dove si potesse vivere in modo abbastanza facile. La Valtaro è facilmente raggiungibile con l'autostrada, la fondovalle che poi collega i paesi dopo il casello dell'autostrada è facilmente utilizzabile, c'è un centro importante che è Borgotaro e quindi poteva diventare un po', cioè è il fulcro in realtà di molte attività. In più abbiamo trovato questo posto straordinario, ancora veramente incontaminato, la strada qui termina, non passano auto se non le macchine che vengono da noi. Non ho mai visto un luogo con una popolazione di api, noi abbiamo armi alveari, così florida e così sana. Quindi questo, come sapete, come siamo tutti ormai, le api sono un indicatore di condizioni ambientali straordinarie. E niente, siamo partiti, è appunto da Pasqua del 2014 che siamo aperti, abbiamo questa azienda multifunzionale, quindi con attività agrituristica, ma facciamo anche allevamento di polli da carne, per nostro uso chiaramente, o maiali in socito che trasformiamo perché facciamo salumi alla parmigiana, quindi con diciamo, i metodi canoni che erano tipici della norcineria di una volta, o api, abbiamo una serra e l'orto che serve direttamente il nostro agriturismo. E poi abbiamo anche una decina di vacche da carne che a rotazione vengono qui da noi nei mesi estivi per pascolare, poi 3 anni circa vengono macellate. Noi l'abbiamo provato e quindi possiamo confermare che la produzione è assolutamente d'eccellenza e vi consigliamo di venire a farvi un giro o nell'agriturismo e nel ristorante che merita assolutamente. Sì, abbiamo anche, come dicevi giustamente tu, abbiamo 4 camere che possono ospitare o coppie o anche famiglie, perché possono essere doppie, triple o quadruple, quindi la flessibilità è assolutamente assicurata. E il ristorante è aperto? Venerdì sera, sabato sera, domenica a mezzogiorno, su prenotazione, oppure per gruppi numerosi anche durante la settimana. Perfetto. Ciao a tutti, alla prossima, grazie dai luoghi di Pioturismo.